secondo argomento che andiamo a affrontare è quello dell'approccio e dell'analisi dei primi tempi, quelli che ci servono per poter iniziare a suonare la batteria praticamente subito. Andiamo ad analizzare quali sono gli step che vanno fatti per poter cominciare ad accompagnare. Allora, il primo passaggio da fare è eseguire 4 colpi sul Charleston. Per aiutarci a fare in modo che il tutto venga naturale, sarebbe meglio contare ad alta voce. Facciamo un esempio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A questo punto il secondo passaggio prevede che sull'1 si aggiunga insieme al Charleston la cassa. Andiamo a fare un esempio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. L'ultimo passaggio per completare il tutto prevede l'aggiunta del rullante sul terzo movimento, sempre insieme al Charleston. Andiamo a vedere. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A questo punto abbiamo composto il primo groove. Andiamolo ad eseguire in maniera un po' più fluida e aumentando leggermente la velocità. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Adesso, con l'ausilio del maestro Giuseppe Palazzo, altro docente della 100% Musica, vi facciamo sentire un'applicazione pratica del primo groove che abbiamo analizzato precedentemente. 1, 2, 3, 4. Può essere eseguito, oltre che sul Charleston, come abbiamo visto, anche sul Ride, l'altro piatto di accompagnamento. Il principio è lo stesso del primo esercizio, basta semplicemente spostare la mano destra dal Charleston al Ride. 1,